Continuando sempre ad orientarci nel mondo delle tre radici degli accordi, spostando di volta in volta la tonica o la terza, vediamo di trovare questa volta degli altri accordi. Questa volta cerchiamo gli accordi di settima, nona, ricaviamoli direttamente sulla tastiera utilizzando le radici. Bene, vi ricordate, siamo partiti con radice numero 1, tonica, terza, quinta. Abbiamo tirato giù di un tono, la tonica è diventata una settima. A questo punto sparisce appunto la tonica, la settima diventa la prima nota dell'accordo, e se noi questa tonica la aumentiamo di un tono, come sapete diventa un intervallo di seconda oppure un intervallo di nona, come abbiamo già visto. Quindi aumentandolo di un tono lo ritroviamo qua, quindi la settima, la nona e la quinta, e abbiamo il nostro accordo di la settima nona. E allora adesso vediamo invece sulla radice numero 2 come otteniamo l'accordo di settima nona, per cui siamo partiti dalla quinta, dalla tonica e dalla terza, siamo scesi di un tono con la tonica, quinta, settima. A questo punto per trovare la nona dobbiamo aumentare di un tono l'ottava, la troveremo qua, quindi la quinta, la settima e la nona. Non sentiamo la tonica in questo caso, la prendo così almeno la potete sentire tutti, ecco, questo è l'accordo di re, settima nona. Vedete, sono solo tre note, sono sempre solo tre note, bastano per il chitarrista, ovviamente, che non è un pianista con 10 dita a disposizione, per dare il senso dell'intervallo. E come ultimo vediamo la radice numero 3, quindi tonica, terza, quinta, la settima, e così come abbiamo visto prima la tonica deve aumentare di un tono, la troviamo qua, e quindi qui avremo la nostra settima, nona e quinta, che ci bastano con un adeguato basso di fa a farci intrasentire questo accordo di settima nona. Bene, ragionate, cercate di riguardarvi bene, riguardando il cartello e controllando sulla vostra chitarra, ritrovate appunto tutti gli intervalli nelle varie radici e fate questi movimenti in maniera da memorizzarli.